Professor Balestrieri ci ha fatto un quadro complessivo del turismo riferito soprattutto all'area dei parchi. Sicuramente il turismo è una realtà presente e nella sua relazione ha evidenziato la duplice ruolo del turismo, cioè da una parte per alcune aree il turismo è un'attività ritenuta utile e quindi da promuovere, e questo succede soprattutto nelle aree più marginali, cioè più lontane dai centri, dalle rotte turistiche tradizionali, e quindi il turismo potrebbe essere un volano che aiuta lo sviluppo in certe situazioni di marginalità. Qui penso soprattutto ad alcuni parchi montani, in cui si nota un abbandono del territorio, e quindi il turismo potrebbe essere uno degli elementi che permette il permanere di un certo equilibrio nella gestione anche del territorio. Questo in senso lato così. Per altri parchi invece la situazione del turismo è del tutto differente, e probabilmente noi ci troviamo in questo secondo aspetto. Il turismo comunque è una presenza che in alcuni casi è anche ingombrante, nel senso che è una presenza che si è sviluppata per un certo periodo, e c'è una tendenza che comunque vorrebbe che questo sviluppo continuasse, in maniera del tutto inadeguata per la presenza di un parco, perché è un pericolo per la conservazione della biodiversità. Faccio un esempio banalissimo: è il turismo balneare che abbiamo sulle nostre spiagge che ha portato alla distruzione di tutta la costa sabbiosa della zona della Versilia e di alcune zone, soprattutto nel litorale pisano, Marina di Pisa in particolare, Tirrenia, così. Torniamo al secondo intervento degli italiani. Vedo che è pronto Giuseppe Giordano, che è presidente dell'Agriturist Toscana, e lui invece parlerà dell'esperienza dell'agriturismo, cioè di come l'attività all'interno delle attività agricole sia possibile anche incrementare il fatturato in alcuni casi di alcune aziende che probabilmente trovano in questa risorsa anche la capacità di continuare l'attività, e con soluzioni molto interessanti. I nostri ospiti brasiliani hanno avuto anche l'opportunità di soggiornare presso l'agriturismo del nostro amico Giuseppe Giordano, e quindi apprezzare sul campo la realtà di questa realtà. Grazie. Ringrazio il dottor Sergio, l'ingegner Paglialunga, di avermi ospitato in questo convegno, che trovo molto interessante. In realtà il mio intervento sarà dell'agriturismo nelle zone di parco, cioè come e quali problematiche e quanti agriturismi ci sono nelle zone di parco nella regione toscana. Allora, due parole intanto: l'agriturismo nelle zone di parco, nelle aree di parco, quindi agriturismo e parchi, che a nostro avviso si trasforma in un connubio ideale. Allora, nel 1964, intanto vorrei introdurre chi è Agriturist. Nel 1964 Simone Velluti Zati fonda, un proprietario terriero con diversi immobili nella propria azienda agricola, fonda l'Agriturist Toscana. Lancia un'idea nuova, cioè l'agriturismo, cioè l'ospitalità nelle aziende agricole. Dato l'iniziale successo, nel 1965 ripete la fondazione fondando l'Agriturist Nazionale, che diventa un'associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio. L'attività principale dell'Agriturist qual è? Il recupero degli edifici rurali abbandonati, la salvaguardia del paesaggio rurale, e quindi qui si entra nel merito, l'integrazione dei redditi agricoli, la valorizzazione dei prodotti tipici, la promozione di nuove risorse turistiche, ed eccoci anche allo sviluppo dell'ecoturismo e dell'educazione ambientale.
Vediamo un po' ora, facciamo una carrellata molto molto rapida di quello che sono le zone di parco in Toscana. Allora, i parchi in Toscana si suddividono in parchi nazionali, parchi regionali, parchi provinciali, riserve provinciali e le aree nazionali protette di interesse locale, le cosiddette ANPIL. Ora mi dispiace, la cartina è molto sfocata, comunque vedete nei vari colori dove sono questi parchi ubicati qui in Toscana. E in blu i parchi nazionali, in arancione i parchi regionali, in verde i parchi provinciali, poi ci sono in rosso le riserve provinciali e poi alla fine le ANPIL in giallo che non si vedono ma sono numerosissime. I parchi nazionali sono il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falserone e Campigna, l'Arcipelago Toscano, l'Appennino Tosco-Emiliano. I regionali sono la Maremma, Migliorino, San Rossore, Massaciuccoli e le Alpi Apuane. I parchi provinciali sono quelli di Monzioni, che è diviso tra la provincia di Grosseto e di Livorno, quella dei Monti Livornesi, mentre poi abbiamo 41 riserve provinciali, in cui ci sono qui, ho messo l'elenco provincia per provincia, e poi ci sono le aree naturali protette di interesse locale, le ANPIL, e il numero di 48. Allora, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falserone e Campiglia è stato istituito nel 1993, si estende per circa 36.843, ripartito in tre zone a tutela differenziate. È un parco interregionale, in quanto copre una parte in Emilia-Romagna, 18.200 ettari, e una parte in Toscana per 18.000 ettari. In questo parco esistono 254 strutture ricettive, di cui 77 sono aziende agrituristiche. L'Arcipelago Toscano, istituito nel 1996, comprende le sette isole: Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannuzzo e Gorgona. L'estensione è circa 18.000 ettari di mare, di terra e 60.000 ettari di mare, perché è anche un parco marino. Come vedete ci sono solo 5 aziende agrituristiche su 252 strutture ricettive. Questo perché? Perché ovviamente l'agriturismo per definizione è un'attività che necessita dell'azienda agricola e quindi immagino che su queste isole ci siano relativamente molto poche aziende agricole, a parte qualcuna all'Elba, ma non credo nelle altre isole ci siano attività agricole. Mentre invece vedete ci sia un preponderante numero di altre strutture ricettive. Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, che è stato istituito nel 2001, 23.613 ettari, di cui 16.424 in Emilia-Romagna e 7.189 in Toscana, anche questo è un parco interregionale, e qui troviamo invece 43 aziende agrituristiche su 178 strutture ricettive. Parco regionale della Maremma, istituito con legge regionale del 16 marzo 1994, ha circa 9.000 ettari, e qui invece vedete c'è un preponderante numero di aziende agrituristiche, 203 su 306 strutture ricettive. Se voi fate la media, se noi facciamo la media, sono meno di 45 ettari di azienda agricola che ha il proprio agriturismo. E quindi sono molte. Parco regionale Migliorino San Rossore, qui ne abbiamo già parlato stamani a Bizzeffe, e comunque mi risultano poche aziende agrituristiche, come mi ha confermato lo stesso direttore del parco. Parco regionale delle Alpi Apuane, invece, ha circa 20.598 ettari di estensione, e qui troviamo 87 aziende agrituristiche su 294 strutture ricettive. L'agriturismo nelle zone di parco. Esamineremo qui di seguito i punti di forza e i punti di debolezza, la valutazione dell'incidenza ambientale, l'esempio di disciplinare per le aziende agrituristiche nei parchi, le fattorie del panda. Quali problematiche soffre oppure incontra l'agriturismo nelle zone dei parchi? Dunque, senz'altro tra i punti di forza troviamo
e la maggiore visibilità e promozione. Ovviamente le zone di parco sono già di per sé protette e valorizzate, sponsorizzate e quindi sono ampiamente pubblicizzate. Le strutture che ricadono all'interno del parco non ne ricevono altro che benefici. Quindi c'è un prolungamento della stagione turistica rispetto a quelle, alle altre convenzionali, e una maggiore presenza di ospiti. Io ho fatto qualche domanda ai nostri soci associati di Agritourist, sia nel Parco delle Foreste Casentinesi che nel Parco della Maremma, e sono stati tutti abbastanza soddisfatti, tra virgolette, della loro ubicazione, perché ovviamente ci sono dei maggiori vantaggi. E poi c'è una maggiore richiesta di servizi aggiuntivi da parte dell'ospite. Per esempio, ci sono dei nostri associati nel Parco delle Foreste Casentinesi che fanno le guide ambientali e quindi portano i loro ospiti a visitare il parco stesso. Oppure c'è una maggiore richiesta di altre attività sportive, oppure il noleggio delle biciclette, oppure richiedono le passeggiate a cavallo, quindi c'è uno sviluppo del cosiddetto ippoturismo e altre piccole attività collegate. Ovviamente la ristorazione aumenta e la richiesta di ristorazione aumenta, e quindi l'indotto in genere è molto più fruibile di quello che non è nelle altre aziende convenzionate. Non ci sono molte differenze, diciamo, comunque come legislazione tra le aziende agrituristiche nelle zone di parco e quelle nelle zone non di parco, non nelle riserve naturali o protette. La legislazione è la stessa, quindi diciamo che da questo punto di vista non ci sono grosse differenze. Mentre invece ci sono dei piccoli problemi su quello che potrebbero essere, quello che si potrebbe incontrare nelle zone di parco da parte di queste strutture, non solo l'agriturismo ma tutte le strutture ricettive. Cioè, per esempio, se c'è bisogno di allargare una sede stradale, se c'è bisogno di mettere una nuova linea telefonica, se c'è bisogno di fare un acquedotto, cioè le infrastrutture in genere, è molto difficile ottenere permessi. E infatti spesso, non sempre, occorrono di questa aggiunta burocratica che si chiama VIA, la valutazione di incidenza o di impatto ambientale, per chi si voglia. Stamani l'ingegnere ne ha parlato, che mi sembra che qui a San Rosore la gestiscono direttamente loro come ente parco, e nell'agriturismo è molto difficile che venga chiesta, perché di solito la valutazione di incidenza ambientale, che è questo studio di impatto ambientale che produce una nuova struttura, e non serve nell'agriturismo, in quanto l'agriturismo non è che costruisce niente di nuovo, non si può, voi sapete che l'agriturismo in Toscana viene fatto solo sull'esistente, cioè non si fanno nuovi immobili per l'agriturismo. Però ci può essere quel caso, per esempio, di un rudere abbandonato da molti anni, su cui magari ha nidificato una specie o ha trovato rifugio un determinato animale che è nella lista della direttiva CE della regione Toscana, e allora lì, anche per rimettere a posto quel fabbricato senza fare ulteriori ampliamenti eccetera, ci vuole lo studio della valutazione di incidenza ambientale. E, oppure ovviamente anche per ingrandire una sede stradale o per fare l'acquedotto, e questo diventa una cosa piuttosto difficile e complessa da ottenere. Dunque, Agritourist, che è in seno all'Anagritur, che è un'associazione che comprende le altre associazioni agrituristiche, non solo Confagricoltura ma Coldiretti e CIA, cioè tutte le tre maggiori associazioni, ha creato una catena di agriturismi ad hoc per le zone di parco, che si chiamano la Fattoria del Panda.
Le fattorie del Panda, che sono ancora tutt'oggi in Toscana, ne sono molte poche, comunque hanno un disciplinare molto rigoroso, di cui ora... Allora, la posizione dell'azienda. Devono essere naturalmente all'interno di un'area protetta nazionale o regionale o ampie o zone di riserva, eccetera, eccetera, devono essere raggiungibili agevolmente a piedi o in bicicletta. L'accessibilità. Per quanto riguarda l'accessibilità, le strutture devono essere accessibili a tutti quanti, compresi ovviamente i disabili, e questo è molto importante. E poi devono avere presenza di segnaletica stradale chiara per raggiungere agevolmente la struttura. Questo è molto importante, la segnaletica è una costante comunque che si ritrova anche negli agriturismi normali, la difficoltà di essere raggiunti perché ovviamente gli agriturismi sono in aperta campagna e quindi è difficile che siano sul bordo della strada principale, della strada asfaltata. Pulizia e igiene, l'impiego di strumenti meccanici e non di prodotti chimici, quindi per esempio per il disintossare scariche e tubature devono essere fatte solo con mezzi meccanici, quindi acqua a pressione per esempio, e non si possono usare i disgorganti liquidi, tipo gli acidi o altri prodotti che si trovano in commercio. Cambio dell'utilizzo esclusivo di deodoranti. Dunque, no, aspettate. Sì. Utilizzo esclusivo di deodoranti naturali. Cambio della biancheria una volta alla settimana, se non richiesto dal cliente. Questo da comunque si comincia a trovare dappertutto, anche negli alberghi, di cercare di risparmiare per i consumi idrici, di risparmiare anche il cambio della biancheria. Riciclaggio e smaltimenti dei rifiuti. La presenza di utilizzo di contenitori separati per i rifiuti nel caso di comuni di residenza che il comune di residenza abbia attivato la raccolta differenziata dei rifiuti, separazione della frazione umida dei rifiuti con compostaggio artigianale, cumulo a campana per compost domestico, eliminazione totale delle confezioni monouso, non utilizzo di piatti posate usa e getta, impiego preferibile di acqua da bere con caraffe formato in bottiglia con vuoto a rendere e possibilmente in vetro. Il consumo energetico. Utilizzo di lampadine a risparmio ed energia nelle sale principali dell'azienda. Invito all'ospite ad osservare norme per il risparmio energetico in promemoria localizzato vicino ai principali interruttori di corrente elettrica. Quindi va fatto tutta una specie di promemoria da dare all'ospite per cercare di diminuire il consumo. La qualità dell'aria. Invito gli ospiti a non fumare, ma oggi in Italia è praticamente proibito dappertutto e quindi questo è una questione superata. Il risparmio idrico, presenza di dispositivi per la regolazione del flusso idrico nei rubinetti e nelle docce. Invito all'ospite a osservare norme per il risparmio idrico con promemoria localizzato vicino alla rubinetteria. Come vedete sono tutte raccomandazioni, è un disciplinare abbastanza rigido a cui oggi si avvicina abbastanza quello del marchio europeo Ecolabel, che è un altro protocollo, e comunque ho notato che non solo nel disciplinare del sapere del Panda, ma ci sono alcuni parchi, come il Parco della Maremma, che comunque invitano le aziende agrituristiche ad osservare un disciplinare, se non uguale, abbastanza simile. Vi ringrazio per l'attenzione e buonasera.